truccarsi diventa ogni giorno sempre più interessante. Salve Salvino, caro vicino. Se vedete una testa di caio qui, è una grande e grossa censura, perché sto allattando la cuccioletta, perché da un periodo a questa parte truccarmi, come fare le cose più semplici, richiedono molta, molta abilità. Però io mi aspetto il mio premio. Dov'è il mio premio? Oh, mi piace questo premio. Carissimi, mi sto per andare a truccare con dei regali pazzeschi che mi ha fatto il mio uomo. E sono veramente pazzeschi, ma veramente. Adesso lo vedrete. Mi sei dimenticato... Sì, esattamente quello. Cheerleader. Sì, cheerleader. Ma non c'è scritto. No, è Spice Girl, non è cheerleader. Spice Girl. Guarda che figa la canzone. I need a Spice Girl. No. No. Quella è delle Spice Girl. Ah, oh, tell me what I want, what I really want. So tell me what you really, really want. Uguale. Ah, if you wanna be my lover. Allora, oggi è uno di quei classici giorni che veramente ho troppe cose da fare tutte insieme. Perché sono anche scema io, perché me le accumulo le cose. Quindi in realtà è anche colpa mia che mi si accumulano tutte le robe. Comunque oggi ho veramente troppe cose da fare. E dovendo fare anche dei lavori mi devo truccare. E questa è la prima volta che mi trucco con questo nuovo trucco, cioè con questi nuovi capelli. Quindi non so nemmeno io veramente dove andare a parare, perché non so minimamente come verrà un trucco appunto con questi capelli, però qualcosa la cerchiamo di fare, cerchiamo di tornare umani in qualche modo. Sono ancora mezza viola, vediamo un attimo che cosa esce fuori. Boh, non siete troppo cattivi nei commenti. Non lo so, non ho idea. Più che altro, come vi stavo accennando prima, c'è stato un nostro mesiversario con Ale e quindi ci siamo fatti i soliti regalini, soltanto che parlando lui mi fa tipo che vuoi questa volta per il mesiversario? Ho detto no, veramente niente, così di là. Però alla fine parlando ho detto sai, è da tanto che non prendo, cioè che come regalini non ci facciamo cose anche abbastanza inutili tra molte virgolette, nel senso che adesso abbiamo sfruttato questi ultimi mesi versari per comprare tante cose che ci servivano proprio per lavoro, per le robe, bla bla bla, e invece era da tanto che non ci facevamo regali che magari siano un po' più tipo per cose un po' più futili, non lo so come dire, per quanto possa essere futile il make up appunto. E alla fine gli ho scaricato l'app di Sephora sul telefono anche per fargli una lista, perché se lui vuole farmi un regalo ogni tanto di make up è meglio farlo andare sul sicuro, bisogna istruirli. E qui e quindi niente, alla fine gli ho detto beh sì, questo mi piace, di qua e di là, gli ho messo nella lista alcune robe e alla fine me le sono ritrovate praticamente quasi tutte. Vabbè, ottimo, quindi adesso mi trucco con questa roba meravigliosa e niente, ve la faccio vedere. Allora, dato che il colore di questi capelli è veramente strano, devo andare diciamo un po' a riequilibrare la questione. Si può riequilibrare in due modi: o facendomi ancora più strana, ma guarda il gatto che mi sta mangiando la tenda, mannaggia, o sono ancora più strana, o ci impegniamo, vediamo un attimo che cosa ne esce fuori. Raga, non lo so, non ho veramente la più pallida idea di cosa ne verrà fuori. Oltretutto ho le dita ancora mezze viola, quindi se mi vedete mezza viola è ancora il colore. Oh, non si togliere. Adesso mi vedete così perché sono passati 3 giorni da quando mi sono fatta la tinta e oggi mi devo anche lavare i capelli, ovviamente. Però non lo sto facendo stamattina, lo farò stasera con calma, perché oggi devo fare delle foto un po' più professionali, diciamo, per una roba. E quindi mi serve questo colore super vibrante, perché penso che ci stia molto bene con quello che appunto devo fare. Però il problema è quello che è un colore molto appunto vibrante, molto acceso. Invece se volete registro la prima volta che mi lavo i capelli, vediamo di che colore vengono. Mamma mia, vediamo un attimo che cosa succede. Perché in realtà ci sto prendendo gusto, nel senso che avere i capelli un po' più particolari, vedermi un po' più diversa, non mi sta dispiacendo.
onestamente. Non sono i capelli che volevo, nel senso che non è quello che avevo in mente, quindi comunque. Cioè, pensavo che mi stessero in modo diverso, non lo so come dirvi, boh, non ho idea. Però ci sto prendendo gusto a guardarmi un po' diversa, nel senso che ormai bionda c'ero da veramente tanto tempo. E boh, quindi adesso me lo sto un po' godendo, onestamente. Anche se non sto benissimo, me lo sto un po' godendo questa situation. E onestamente mi piace. Allora, questo lo uso tipo blush. E vado ad utilizzare per il contouring oggi per la prima volta la palette di Kat Von D, appunto di contouring, che mi ha regalato Ale. Sentite Zoe, gli sta preparando il latte. Ce la fai, sì? Ok, se ti serve una mano dimmelo, eh. È la prima volta che se la gestisce lui. Perché oggi ho veramente tante cose da fare di lavoro. Di solito, anche se magari gli dà lui il latte l'aggiunta, comunque so io che o gliela preparo o gli tengo buona Zoe, qualcosa faccio. Invece oggi no, perché appunto devo fare un botto di roba al lavoro. Più che altro perché ho perso un sacco di tempo ieri, perché praticamente c'è successa una roba col gas e io stavo lavorando, ho dovuto ovviamente stoppare tutto perché c'era questa urgenza. Mi sembra che brucia un po'. No? Sì. C'è Reginald che mi mangia le tende, mi mangia gli acchiappasogni. Cioè, proprio mo che dovevo mettermi a riattaccarli in giro per casa, ho il terrore, dato che me li mangio, appunto. Lo adoro, però. Oltretutto, sono tipo non so quante sere, quante notti in realtà, che mentre sto allattando tipo alle 3 di notte, mi arriva Reginald che vuole le coccole. E boh, è stradolce, è proprio carinissimo. Non pensavo che avrei avuto questo rapporto con un gatto. E invece, cioè, come vanno le cose, come va la vita. Raga, è stranissimo per me perché, cioè, prima i gatti nemmeno li capivo, adesso mi sto andando a leggere le guide per capirli. Facendo una cultura sui gatti, cioè, fantastico. Mi sto studiando tipo perché muove la coda, perché fa questo, perché fa quest'altro, pur di capire sto gatto. Perché mamma ti ama, non lo so, è stradolce, è proprio cucciolo, vuole le coccole, vuole le attenzioni, vuole giocare, è proprio dolce, non me l'aspettavo nemmeno così un gatto, onestamente, perché mi aspettavo che avrei avuto un rapporto molto diverso, invece questo è, that's it. Quindi, boh, non lo so, sono comunque molto contenta di avere questo topino in casa. L'unico problema è che appunto combina un sacco di guai. Comunque vi dicevo, insomma, ieri ho avuto questi gravi problemi a casa perché praticamente mi si è stoppato tutto perché a un certo punto abbiamo dovuto. Cioè, allora, la roba è andata così. Io stavo qua dentro con Zoe, proprio qua in questa camera. Stavo lavorando al video che doveva uscire in pochissimo tempo, tipo dopo un'oretta sarebbe dovuto uscire. Fatto sta, stavo lavorando e sentivo una puzza tipo appunto di gas, però non ci ho fatto troppo caso all'inizio perché ho detto vabbè, verrà da fuori. Però ero talmente tanto concentrata in quello che stavo facendo che proprio non, vi giuro, non ci ho fatto caso, cioè ho detto vabbè, sì, ok. Ho continuato ad allattare, ho continuato a lavorare. Dopo nemmeno 5 minuti che mi ero accorta di questa puzza, mi dice Lara dalla camera sua: mamma, ma che puzza che c'è di motore, ha detto lei. E io ho detto, ah, ma allora la senti anche tu? Allora gli ho detto ad Ale, amo, senti che puzza che c'è? Lui che stava col ventilatore, stoppa un attimo il ventilatore, esce fuori dallo studio, perché lui invece è in studio, esce fuori, arriva in corridoio, boom, puzza incredibile appunto di gas. Allora viene in camera qui dove stavo io, super preoccupati appunto sentendo questa puzza e mi dice no 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 no, usciamo 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 perché c'è troppa puzza appunto di gas. Prendiamo Lara, la facciamo andare perché io stavo già qua dentro con appunto Zoe, la camera delle bambine sta di là, quindi Lara viene un attimo, urlo Lara vieni, così usciamo fuori al giardino, poi non vi dico che casino perché non avevamo niente per coprire le bambine, ma non sapevamo se potevamo rientrare in casa, prendi i cani, gli animali, per fortuna ci hanno seguito subito e tutto il resto, quindi cioè non vi dico un attimo veramente di panico e fatto sta chiamiamo appunto la roba per il gas, ci avvertono quello che dovevamo fare, ci danno tutte le istruzioni e ci dicono che entro pochissimo sarebbero arrivate appunto come, così come è stato infatti, le
come si chiamano le persone, insomma, i soccorsi. E infatti arrivano i soccorsi per fortuna dopo veramente pochissimo e noi intanto stavamo appunto fuori, ci dicono quello che dovevamo fare, quello che non dovevamo fare, fanno le verifiche, bla bla bla. Però tutta sta tiritera, raga, è durata tantissimo, quindi comunque ho perso un sacco di tempo in quello che stavo facendo, quindi devo recuperare oggi, poi dovevo finire un sacco di cose anche con Lara e poi tra un po' tornerà da scuola, quindi dovrò darle anche giustamente delle attenzioni perché io sto sfruttando i momenti per lavorare quando ovviamente lei sta a scuola. Quando sta a casa ovviamente cerco di darle più retta, giochiamo insieme, facciamo le nostre cose, eccetera, eccetera. Però cioè, mi metto tipo le call di lavoro, le mail da rispondere, appunto se devo fare qualche collaborazione come oggi che devo fare delle foto e roba del genere, me lo metto tutto quando lei non c'è a casa, così sono sicura che insomma. Le posso dare tutta l'attenzione del mondo. Questo oltretutto illuminante di Nabla è una roba, mamma mia, stratosferica, è veramente bellissima. Infatti io utilizzavo quello della MAC, però raga, sinceramente non mi soddisfa. Non mi soddisfa proprio perché boh, non so come dirvi, non mi piace. È tipo troppo. Oddio, come dire, se ne va subito, cioè se ne va via subito l'effetto di quello lì, quindi comunque questa è la prima volta che uso questa palette, che ci ho messo 3 ore con Ale per capire la pronuncia, tipo Nauri, però vabbè, io e la mia pronuncia macchericcia, e no, niente, praticamente non le ho mai provate questi colori, quindi anche adesso ne ho preso uno troppo caldo, yas! Perché non li ho mai provati, quindi non so effettivamente come sono. Quindi vabbè. Adesso. Amen, adesso sfumo e poi vediamo un attimo da farsi. Comunque per me veramente i prodotti di Huda sono imbattibili, veramente. Cioè sono una roba allucinante. Le palettine di Huda mi fanno morire. Cioè mi piacciono troppo. Comunque in questa palette c'è più di un colore che secondo me non sta male i miei capelli di adesso, quindi ora vado un po' a sfruttare la situa. E adesso sto utilizzando appunto il colore che si chiama Nauri. No, non mi dispiace, non mi dispiace proprio. Più che altro la sfumabilità di questa roba è impressionante. Cioè, queste palette di Huda sono proprio perfette. Cioè, secondo me, poi non lo so, però secondo me Huda è perfetto come brand perché si vede proprio che segue le mode, cioè segue i trend del momento. Non è mai, cioè non ha mai fatto uscire, secondo me, una cosa fuori posto, cioè poco scrivente o così. Cioè è tutto strapensato. A me piace da morire questo. Ci sono ovviamente delle cose che a alcuni possono piacere oppure non stare bene o altro, però io vi giuro. Più lo compro, più acquisto cose Huda, più me ne innamoro. Cioè, proprio io innamorata persa di Huda. E poi mi piace un sacco lei, cioè mi piace veramente tanto Huda. Mi piace proprio tutto il concept che c'è dietro. Io la seguo su ogni social, mi piace proprio. Vediamo questo qua, provocative. Mi dai troppo shimmer? Cosa mi dai? No, mi dai troppo shimmer. No, zio, non ho bisogno di tutto questo shimmer. Vediamo spicy. Questo è lo spicy che mi serviva, infatti. Yas. Bish, dammene ancora. Madonna mia. Cioè, ieri quando me l'ha dato Ale, sta palette, perché io non sapevo oltretutto come l'aveva comprata, perché lui mi ha fatto il regalo, ma cioè io gli ho fatto la lista delle cose della serie mi piacciono, ma più per scherzare, non è che gli ho detto compramelo, anche perché fortunatamente non sono quel tipo di donna. Grazie, Caio. Cioè, io se voglio qualcosa, I want it, I got it. Shh, tu sorella. E no, sto scherzando, diceva che. No, però veramente non sono quel tipo di donna che se gli serve qualcosa deve chiedere qualcosa a qualcuno. Quindi veramente stavo scherzando quando gli ho detto. Mi piacciono ste robe e tutto il resto, però lui me l'ha fatte trovare. E quando ieri sono arrivate, io un altro po' piangevo. Solo che giustamente lui, povero Stella, non può capire la bellezza di quello che mi regala. Cioè, lui me lo regala perché piace a me,
ma non perché dice wow, questa è veramente una palette che è una bomba, adesso gliela regalo perché così la sfumabilità, eccetera, eccetera, non gliene può fregare di meno. Dice alla mia baby gli piacciono queste cose, gli regalo queste cose, finisce lì. E invece c'è tutto un mondo dietro che porello lui non apprezza, non può apprezzare, e quindi, e vabbè, lo farò apprezzare su di me, truccandomi. E mi sto trovando molto bene, per passare da un argomento all'altro, con questo eyeliner di Fenty. È veramente buono, perché io di solito utilizzavo l'eyeliner che c'è, sempre di Huda, nella confezione matita eyeliner. E quello rimane uno dei miei preferiti, ma non è con il pennarello, tipo, è con il pennello. E con il pennello non ho grandissimi problemi, però sono molto meno veloce. E probabilmente anche molto meno precisa. Quindi sì, ho preferito acquistare un pennarello questa volta. Anche perché era anche la seconda volta che acquistavo quello di Huda. E niente mi vieta di riacquistarlo per la terza volta, però boh, volevo cambiare un po', io dopo un po' mi stufo, quindi ho voluto cambiare per questa volta e ho fatto bene. Oltretutto, se non erro, questo è il mio primo prodotto di Fenty Beauty che provo, quindi sono molto soddisfatta. Scusate se parlo tipo una cretina, però non si possono fare molte cose mentre si mette l'eyeliner, cioè o respiri o pensi o metti l'eyeliner, non puoi fare tutto insieme. Vado di mascara, mascara sempre Huda. Prima mi tolgo questo finto baking che mi sono fatta. Dove cazzarò l'ho lasciato? Ma porca locola, dove l'ho lasciato? Ecco. Questo, veramente questa presa per i fondelli di baking la tolgo subito. Proprio una presa per i fondelli, cioè proprio un finto baking che è una meraviglia. Ok, oltretutto adesso vi faccio vedere pure l'outfit, perché è una cosa che, cioè se volete sapere dove l'ho presa e tutto, seguitemi su Instagram, però intanto vi faccio vedere come mi sta. Invece quest'altra roba che ho comprato, questo non mi piace proprio, questo qua è il Goof Proof Brow Pencil di Benefit, ragazzi, ma anche no, cioè ma proprio no, non sta, non sta e non sta, ma proprio per niente. Questo qui è il gel di, sempre di, come si chiama, di Benefit, sì, Benefit è buonissimo, fa veramente da colla come serve a me, perché io purtroppo su questo occhio soprattutto ho le ciglia che tendono ad andare in basso, e questa è proprio colla, e la adoro perché me le mette proprio in su come servono a me, e me le fa rimanere in su. Quindi su questo è veramente divino questa marca. E ho utilizzato altri modelli di cose per le sopracciglia, appunto sempre di Benefit, e mi ci sono trovata veramente da Dio. Però questa Goof Proof proprio non fa per me. Più che altro con il mio tipo di sopracciglia, perché sicuramente come prodotto è stravalido, ma per il mio tipo di sopracciglia, per le mie esigenze attuali, non va per niente, ma proprio per niente, non sta proprio. Dove l'ho lasciato? Eccolo. Quindi vabbè, adesso per esempio qua le vado proprio a togliere le ciglia, le sopracciglia, scusatemi. Non mi stanno venendo fuori le sopracciglia, perché ho l'ansia che devo riprenderla. Vabbè, amen, ce le teniamo così. E se qualcuno me lo chiede, è fatta apposta, darling, ovviamente. Papà, canta una canzoncina. No, la sua preferita è quella di settembre. 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 Settembre di Anastasia. È il ricordo di sempre ed un canto guarda che ti piace. No, che non riesco a cantare mentre mi trucco. O faccio una cosa o faccio un'altra. Povero il mio cervellino ristretto con un solo neurone che fa fatica anche a vivere. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Però mi piace molto questo maroon. Mi piace molto questo maroon. È Huda. È un bello maroon. È Huda. È Naughty. È Naughty, sì. Esatto. Oddio, ammazza, cosa sei bello. Guardatina mia.
Ma giuro, io morta. Quando fa gne, gne, gne. Questa è la situa. Qui sono vestita così perché è una collaborazione super carina.